Quando gli elettrochimici Pons e Fleischmann annunciarono nel 1989 di aver scoperto la fusione fredda, un metodo rivoluzionario per generare energia, furono prima acclamati come dei geni e quindi condannati come ciarlatani. I procedimenti della fusione fredda sono esatti. La teoria è molto complessa e comprende... Che cosa sono? Calmanti? Posso averne una? La testa mi scoppia. Ma quella lì mi sta annoiando. Io le uso per il cuore. Ah. Ma ora non lei ha dei gran begli occhi. È una bellissima donna. Ma lei chi è? Io? Sono qui per intervistare la dottoressa Russell. Ho intenzione di denunciare il suo imbroglio. Lei non crederà a questa abracadabra della fusione fredda, vero? Certo che ci credo. Davvero? A voi la dottoressa Emma Russell. Ops. Beh, io non ho preparato nessun appunto formale e sono più interessata ai dubbi che avete voi sulla fusione fredda e quindi comincerò da quelli. Qualche domanda? Prego. Sì, io, dottoressa Russell. Può spiegare il procedimento di fusione? Cioè, la teoria? Sì, ecco qua. Questo è l'apparato. È molto semplice. Quando dei deutoni caricati positivamente sono attratti dal catodo di palladio, si compattano insieme. Ce ne sono milioni e milioni all'interno del catodo, sempre più aggregati, e a un certo punto fondono e creano energia sotto forma di elio. Però io ho letto che l'esperimento non si è potuto replicare. E allora, chi ci dice che funzioni? Non lo sappiamo. Non ancora. Ma se ricordate Einstein, lui sapeva che la teoria della relatività era vera prima di dimostrarla. Insomma, intuiva la verità. E alcuni di noi hanno la stessa intuizione sulla fusione fredda. Perché esiste. È in natura, ed è la forza naturale che attende ad essere imbrigliata. E quando noi accenderemo il fuoco della fusione fredda, cercate di immaginare. C'è più energia in 6 chilometri cubi d'acqua di mare che in tutte le riserve petrolifere che sono sulla Terra. Potreste fare in auto 55 milioni di chilometri con 3 litri d'acqua pesante. Sarebbe la fine dell'inquinamento. E calore per il mondo intero. Forse è il caso che io vi dia una dimostrazione del perché altri in passato hanno avuto tanti insuccessi. Si servivano di schemi complessi.